Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò della saldatrice all'elettrodo della Weldinger modello EV140 Mini. 140 sono gli ampere di questa piccola saldatrice, piccola ma davvero potente e ben fatta, perché la Weldinger, che è un'azienda tedesca, secondo la filosofia tedesca, ha deciso di produrre delle saldatrici di buona qualità, cercato di fare in modo da abbassare il prezzo il più possibile, garantendo comunque un'altissima qualità. Già vi ho recensito il modello a filo continuo e avete potuto apprezzare tramite le riprese la qualità della saldatura. Tante persone hanno commentato dopo averla acquistata, confermando appunto che la qualità della saldatura è ottima, la saldatrice si è dimostrata un buon prodotto. Anche per questa io non vi dirò che è un buon prodotto, ma semplicemente vi dimostrerò cosa è capace di fare. Tra l'altro per adesso è pure in offerta, quindi andate nel link che trovate giù nella descrizione e nel primo commento per poterla acquistare, comunque per poter vedere meglio tutte le caratteristiche del prodotto e contattare il venditore. Adesso faremo un paio di saldature, le faremo solo ad elettrodo, anche se questa saldatrice consente pure di saldare a TIG, ma questo lo vedremo più avanti. Adesso occupiamoci di vedere le sue caratteristiche e di fare alcuni cordoni. Iniziamo! All'interno della confezione troverete, oltre alla saldatrice, anche una cinghia per il trasporto, una pinza per la massa, la torcia portaelettrodo e un martellino con il manico a molla per poter rimuovere la scoria. Ci tengo innanzitutto a farvi vedere la qualità di ciò che vi viene dato, quindi la qualità della pinza, la qualità anche dei cavi. Tutto ciò che compone questa saldatrice è di alta qualità. Quindi adesso vediamola da vicino. Le sue dimensioni sono solamente 20 cm x 12 x 9. Sulla parte frontale abbiamo un pannello di controllo con una manopola che ci consente di regolare l'amperaggio da 10 fino a 140 A, un tasto, l'unico tasto che ci consente di cambiare funzione, quindi di passare da MMA, quindi elettrodo, a WIG, che sarebbe TIG in tedesco. Poi abbiamo la spia di controllo della temperatura e VRD, che è una funzione che si occupa di intervenire in caso di umidità nell'ambiente. E questi sono gli innesti per poter collegare la torcia e la pinza. Le caratteristiche tecniche di questa saldatrice sono davvero interessanti, infatti ci permette di lavorare con un ciclo di lavoro del 100% a 105 A, quindi un amperaggio abbastanza alto, del 60% con 118 A e del 40% al massimo, quindi 140 A. Ho collegato l'alimentazione elettrica, quindi l'accendo, si accende da un tastino posto sulla parte posteriore, sentiremo il rumore della ventola. Allo spegnimento la ventola continuerà a girare per alcuni secondi per continuare a raffreddare l'interno, infatti in questo modo sentiamo la ventola, spegnendola si spegne dopo alcuni secondi. Dalla manopola riusciamo a regolare l'amperaggio con questo display abbastanza luminoso e da questo tasto, come vedete, riusciamo ad attivare la funzione VRD, passare da MMA a TIG eccetera, quindi semplicissimo, un solo tasto per poter utilizzare la saldatrice a pieno delle sue funzioni. Dopo aver visto queste caratteristiche tecniche, adesso passiamo direttamente alla saldatura. Allora, l'accendo, imposto 85 A, voglio iniziare direttamente a saldare con un elettrodo da 2,5 mm. Farò un paio di inquadrature con il vetrino sperando che si possa apprezzare. Ho fatto un piccolo cordone, aspettiamo che raffreddi, rimuoviamo la scoria, regolo la messa a fuoco, questo è il cordone appena ottenuto. Adesso ne facciamo un altro con il vetrino. Ok, speriamo che si sia visto tutto. Ok.
già così si apprezza benissimo. Ma puliamola bene. Anche la funzione anti-stick. Questo è l'anti-stick, quindi evita che si incolli. Possiamo staccare tranquillamente la torcia in qualunque momento. E questa è la funzione che viene disattivata quando vogliamo utilizzare il TIG, perché col TIG, dato che dobbiamo struciare la punta e il tungsteno, la macchina interpreterebbe la cosa come un elettrodo incollato, quindi interromperebbe la corrente. Mettendo la modalità TIG, fornisce corrente e ci permette quindi di lavorare. Adesso proveremo ad unire questi due pezzi, nei quali però purtroppo non ho fatto la bisellatura, quindi non ho fatto la smussatura. Comunque saldiamoli lo stesso, vediamo come si comporta. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Adesso voglio provare ad esagerare, quindi l'ho impostata al massimo 140 A. Proviamo a fare un cordone di saldatura che è esagerato, però voglio vedere come si comporta, ma soprattutto voglio dimostrarlo a voi. Ok, ho fatto due cordoni da 140 A. Vediamo adesso il risultato. Paurosa. Ma noi siamo visti, ovviamente non può mancare assolutamente una prova fatta su un metallo che abbia uno spessore da 3 mm come questo, che comunque è uno spessore abbastanza diffuso nell'ambito bistico. 2-3 mm sono gli spessori, diciamo, più utilizzati. Quindi metto il vetrino, la macchina è impostata a 65 A e utilizzerò un elettrodo da 2 mm. Ok, adesso guardiamoli e vediamo il risultato. Ok, ho utilizzato gli elettrodi della Parkside che sono economici, voglio vedere però come si comporta con gli elettrodi della Telvin. La saldatura è venuta molto più pulita rispetto agli elettrodi della Parkside. E queste sono le saldature che abbiamo ottenuto: l'unione di due pezzi da 5 mm, la prova sul metallo da 3 mm, questo con l'elettrodo della Telwin, sicuramente
molto più pulito degli elettrodi economici, che comunque mi hanno consentito di eseguire dei cordoni. Sempre con gli elettrodi economici ho realizzato queste altre. Questa invece è la saldatura a TIG, è una prova che ho fatto alcuni giorni fa, ho pubblicato pure un video, è la mia prima prova a TIG e devo dire che per essere il primo tentativo con questa piccoletta è riuscita abbastanza bene. Ora vi faccio vedere invece la prova estrema, non consideratela come una prova di saldatura, ma semplicemente come una prova per vedere come si comporta a 140 A. E ha dato davvero delle prestazioni, dei risultati che secondo me sono molto apprezzabili. Allora ragazzi, io ho finito con la prova di saldatura con la piccola Weldinger, la EV140 Mini. Mini solo nelle dimensioni, come abbiamo visto ha delle potenzialità incredibili. Una piccola macchina, un concentrato di potenza inversamente proporzionale alle sue dimensioni. Questa macchina ha anche l'hot start e l'anti-stick, come abbiamo visto, quindi ci consente di avere un buono spunto di corrente nel momento in cui attiviamo l'arco e riduce la corrente nel caso in cui l'elettrodo si incolla. Quindi diciamo che è una macchina abbastanza completa, piccola, si può mettere praticamente quasi in tasca, ragazzi, veramente piccolissima, 20 centimetri di saldatrice che ci regala questo tipo di saldature. Ricordatevi di approfittare dell'offerta perché per adesso costa 109 euro, ma il suo prezzo normale è 129 euro. In dotazione avrete quindi la pinza, la torcia, il martellino per togliere la scoria. Direi che è un prodotto davvero adatto sia in ambito hobbistico che anche in ambito professionale per chi ha bisogno di trasportare la saldatrice e magari fare lavori in esterno. Detto questo, vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, cliccate anche sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!